Una bella serata culturale ieri sera in piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania. L'occasione è stata data dal salotto letterario ospitato dal COI Bistrò ed organizzato dalla Fondazione Grande Lucania per la presentazione di due volumi che portano la firma del professore Vincenzo Bruno, vallese doc, da sempre impegnato attraverso le sue opere a valorizzare la cultura cilentana. A Vallo della Lucania, in modo particolare, ha voluto dedicare i volumi presentati ieri sera. Il primo è un approfondimento delle attività artigianali di Vallo della Lucania scomparse. Il secondo, i soprannomi, un tuffo nella storia di Vallo, la memoria che ritorna. Alonga, Maddalena Mautone, Ubillino, Bartolomeo di Santi, Biduella, Amedeo Ametrano, alcuni dei soprannomi ricordati dal professore Bruno, frutto di un lungo lavoro di ricerca. Ad arricchire il dibattito sapientemente organizzato dagli avvocati Silvia Mirra e Rosalinda Marcelli della Fondazione Grande Lucania, le belle parole del presidente Franco Castiello, con gli interventi del professore Vincenzo Guarracino, originario di Ceraso, e del professore Antonio La Gloria. Le grandi attività artigianali riguardavano tutti i settori agroalimentari e tutti i settori che erano connessi a queste attività, ma erano una serie di ambiti diciamo, il cui sviluppo ha avuto una brusca poi frenata proprio nella prima metà dell'Ottocento, perché si sono esaurite, soprattutto quelle che riguardavano appunto i cuoi. La lavorazione dei cuoi, che era stata forse la maggiore fonte di ricchezza e di benessere. Indubbiamente, quello che è accaduto poi, naturalmente, dopo la prima guerra, ma anche nella fase intermedia tra le due guerre, è una situazione che ha luci e ombre. Da un lato, il paese aveva conservato la sua funzione di centro di mercati, di scambi, di commerci, aveva formato i suoi professionisti, il suo ruolo dirigente, però c'era anche una grande miseria, una grande condizione di, diciamo, di sussistenza grama per molti livelli. Il professore Bruno, è stato più volte ribadito, ha voluto affrontare il problema dell'artigianato a Vallo della Lucania, non tanto per fare un esame sociologico, quanto portato dal ricordo di personaggi che egli ha conosciuto direttamente e dei quali avverte una certa nostalgia.